avanti. Gentili signore e signori, un cordiale saluto e ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore. Oggi è il giorno del Criterium di Pisa e ho il piacere di presentarvi il grande Varenne, ospite d'onore in questa giornata a San Rossore. Una giornata ricca di tanti eventi, di tanti ospiti. Scopriamola insieme, buon divertimento e ci vediamo in chiusura di trasmissione. E un grazie a Varenne. Ciao bello. Come si dice in Toscana, te la rivedo. Che adesso prova a sprintare più per corsie esterne, ma deve recuperare ancora 3-4 lunghezze quando siamo a 400 dalla conclusione. Fedain in vantaggio nei confronti di Mona Lisa, poi Nasco, i tre che sono in diagonale, Fedain allo steccato a 1,5 di vantaggio nei confronti di Mona Lisa, Nasco mette la frusta a destra, Antonio Domenico Migheli prova a risalire sui primi due a 200 scalze dalla conclusione, Fedain è sempre in vantaggio nei confronti di Mona Lisa che intensifica l'attacco, Nasco che qualcosina guadagna ai rivali, Fedain contro Nasco che trova una bella pedalata per corsie più esterne per andare su Mona Lisa, il palo che si avvicina, Fedain lo intravede e lo passa con una di vantaggio nei confronti di Nasco, terza Mona Lisa. Benvenuti, grazie per essere qua. Iniziamo dal presidente Fise. Allora, abbiamo avuto una manifestazione, presidente, a fine agosto qua a San Rossore, Toscana Endurance Lifestyle, che è stata un grande successo. E questo ci ha fatto capire che, come già avevamo intuito, che San Rossore è un posto dove il puro sangue arabo e l'endurance può stare molto bene. Certamente, qui la manifestazione avvenuta a San Rossore ha fatto anche da traino per tutto il resto della regione. Abbiamo avuto un grande sviluppo dell'endurance in Toscana con ottimi risultati, vincendo medaglie anche nelle coppe delle regioni, nei campionati, per cui i nostri cavalieri stanno affermando sempre di più. E San Rossore si è dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, come il luogo migliore dove poter così addestrare e preparare i propri cavalli e anche partecipare a gare di livello internazionale e di altissima importanza e rilevanza. I terreni qui sono ottimi, il clima è ottimo perché tutti sono qui molto contenti di partecipare sempre ogni volta che organizziamo qualche cosa. L'idea è anche di poter così costituire un'accademia di endurance, italiana di endurance, con il contributo dell'Alfea, del parco e di tutti gli enti che gravitano intorno al parco, per poter fruire bene di tutte queste possibilità e poter allenare meglio i nostri cavalli e ancora elevare il nostro livello agonistico, qualitativo, anche a livello internazionale e non solo nazionale. Stiamo vedendo delle immagini registrate a fine agosto proprio a San Rossore durante le competizioni sponsorizzate, lo ricordiamo, principalmente da Maidan, da Dubai, con la presenza di Sheikh Mohammed e suo figlio Sheikh Hamdan, e questo ci dà l'idea dell'importanza che ha avuto questo evento a livello internazionale e quindi pochi giorni prima di queste competizioni il CT Ugo Sacco, il CT della nazionale di endurance, è stato qua per le ultime rifiniture prima degli europei. Sì, per preparare e verificare meglio i binomi che si presentavano agli europei, ha potuto usufruire quindi qui delle piste, di tutti i percorsi tracciati appositi che hanno così consentito di migliorare la preparazione. Questo, una cosa volevo dire che è importante, siccome l'endurance è uno sport abbastanza impegnativo come qualunque maratona anche per noi, è chiaro che la tutela del benessere e della condizione del cavallo è la cosa migliore, principe, l'elemento che dobbiamo tutelare
il più possibile, e abbiamo verificato che per il clima, per disposizione tracciati e per terreno, la zona di San Rossore è molto ideale per questo, perché l'internazionale che si è svolto qui ha statisticamente stato il record di cavalli arrivati al termine della gara senza alcun problema e nelle condizioni migliori. E questo direi che è una cosa fondamentale per la tutela del cavallo. Massimo Bencini, tecnico FISE, invece con lui vogliamo parlare dell'attitudine del puro sangue arabo alle lunghe distanze, perché le gare di endurance, il minimo chilometraggio qual è, Massimo? Allora, il minimo chilometraggio sono 30 km, mentre se arriva a distanze molto più elevate arriviamo fino a 160 km fatti in un'unica giornata, oppure la 100 più 100 fatta in due giornate consecutive. Quindi capite che insomma 30 km sono chiaramente per i cavalli alle prime armi, per i cavalli che si avvicinano a questa specialità, e fino a un certo chilometraggio anche il puro sangue inglese se la può cavare. Quando poi invece si va oltre il 100 km, insomma, è più questione da puro sangue arabo. Beh, diciamo che le normative dell'endurance sono strutturate molto bene, per cui qualsiasi cavallo si voglia approcciare alla disciplina deve prima fare le corte distanze che sono di regolarità per avere le qualifiche per poter poi proseguire nel suo percorso, per cui qualsiasi cavallo deve cominciare dalle 30, poi fa le 60 e sono di regolarità, mentre dalle 90 in su sono gare di velocità, e a quel punto è indubbio che l'apparato cardiocircolatorio dell'arabo e l'apparato respiratorio in un cavallo così strutturato fanno la differenza. Il cavallo arabo, ricordiamo anche che è il cavallo del deserto, per cui il cavallo arabo ha delle performance cardiache che gli consentono di fare queste lunghissime distanze senza avere nessun tipo di trauma né psicologico né tantomeno atletico. Grazie a Massimo Petaccia e a Massimo Bencini per la loro presenza qua a San Rossore. Nei confronti ancora di Ermetico prima, Kim Superstar che si presenta in mezzo alla pista, 4.50 la conclusione, Morning News in mezzo tempo di galoppo, sposta su Cirpi Cipe a 3.50, attacca la battistrada, Cirpi Cipe all'interno, di fuori Morning News con il gruppo che sceglie la fascia interna, quella nuova, l'attacco di Morning News a Cirpi Cipe che prova la difesa, s'intermette sul passo in mezzo alla pista, finisce bene anche Kim Superstar, è passata Morning, deve parare Kim Superstar tra i due, Barba Boy lotta a 3 nell'handicap, stupendo Kim Superstar contro Barba Boy a fil di palo. Grande applauso da tutto il pubblico ed eccolo il gran, avete sentito un nitrito, Varen vi ha salutato, accogliamolo con tutto il calore che si merita, si stanno aprendo tutte le porte del box, un applauso, eccolo, è sceso Varen, un applauso forte per questo campione, 20 anni, pensate, 20 anni, guardate che bello. Vi ha salutato Varen annitrito, ovviamente Varen coccolatissimo da tutto il pubblico, e stiamo anche distribuendo carote, tutti i bambini vogliono dargliene un po', e Varen devo dire che è
davvero disponibile con tutto il pubblico. Bene, siamo in pista perché da uno stallone a un altro, dal trotto al galoppo, abbiamo in pista un bellissimo sauro, è figlio di un vincitore di Arde Triomphe, suo padre è Saki e lui si è distinto, pensate, nel tema dello sprint puro, è il vincitore della July Cup, quindi una delle prove più importanti nel tema della velocità, in Inghilterra. Terra, ha vinto la July Cup, stiamo rivedendo proprio le immagini della sua vittoria a Newmarket al July Course e questo è uno stallone che funziona in Italia. In Italia l'allevamento si chiama Sifra, è un allevamento giovane, lui è un grande campione che oggi è passato all'asta, sono passate all'asta due sue monte. Ha chiuso il 2007 come miglior sprinter della sua generazione con 128 di time form. Francesco Loi e Simone Esposito credono in lui e quindi hanno investito su questo cavallo che aspetta le fattrici italiane, nonostante lo scorso anno abbia coperto più di 90 fattrici. Ha vincitori di gruppo in tutto il mondo, dal Giappone all'Australia, alla Nuova Zelanda, in tutta Europa e quest'anno i figli di Saki Secret hanno vinto un gruppo 2 sul miglio e un gruppo 1 sui 2000 metri in Nuova Zelanda, senza dimenticare i velocisti francesi capeggiati da Secret Existence, anche lei protagonista di una listed sul miglio con Umberto Rispoli in sella. Questo è Saki's Secret. Musicante di premio in vantaggio lungo la corda 400 della conclusione, il rincorso a Dubreville da Scettica che va per corsia interna da Passelfitz, da Morrocco che deve trovare da correre il generoso Marvy Thunders, è a quinto sesto in mezzo alla pista, prova anche Candiani Street, musicante di Breme, Catch Me If You Can a 200 della conclusione, si volta ancora il From, musicante di Breme, sta disperdendo gli avversari, musicante di Breme, corre benissimo il Dormigliano, Dubreville al secondo, poi Morrocoy, poi Candiani, quindi Passelfitz. Mohamed Ali del Falco, che magnifico cavallo. Vi ringrazio. Che cos'è lo show? Spieghiamolo al nostro pubblico che magari per la prima volta vede un'esibizione del genere. Lo show di morfologia consiste nel portare il cavallo, far vedere il cavallo a livello morfologico e attraverso una serie di esercizi e di passaggi alla lunghina. Sì. Movimento, attitudine, tutte quelle cose lì. Guardano il dorso, guardano la schiena, il collo, la testa. Tutti i parametri che devono rientrare nel... Non possiamo far vedere una esibizione vera e propria perché oggi il fondo è un po' scivoloso e ringrazio anche Luciano Borzonasca che ha organizzato questa trasferta di Mohamed Ali del Falco, un'attività sportiva che in Italia ha un buon seguito. Sì, diciamo
Diciamo di sì, in Italia ci sono molti allevatori di cavallo arabo che praticano gli eventi, gli show, e siamo anche un po', diciamo, tartassati dagli Emirati Arabi, Kuwait, dagli arabi veri che hanno i cavalli bellissimi, degli allevamenti eccezionali, e hanno i cavalli iscritti in Italia perché così partecipa ai nostri show internazionali. Quindi la vita è dura nei sì, concorsi. Come tutte le cose. Va bene, prossimi impegni per Muhammad Ali del Falco. Muhammad uscirà in 3 show il prossimo anno, dovrebbe fare Pietrasanta, dovrebbe fare Menton e dovrebbe fare gli europei ancora il prossimo anno. Dei due con i tre che sono di fatto su di una linea, passa il leggero vantaggio tu se lei, prontamente attaccata da Cengalo che muove, Cengalo in vantaggio, Carletto Fiocchi per provare a respingere la rincorsa di Holman, all'interno si lancia anche Francolin, Tufig più all'esterno, è in vantaggio Cengalo attaccato all'esterno da Holman a 200 dalla conclusione, Cengalo all'interno, Holman di fuori, poi Tufig 3 in diagonale con Cengalo che deve parare l'ultimo affondo di Holman, Holman aggredisce Cengalo, un testa a testa, fil di palo, passa Holman. Ed eccoci arrivati al momento più atteso del pomeriggio, Varen è qua davanti al traguardo dell'ippodromo di San Rossore, invito Enzo Giordano a raggiungermi con grandissimo piacere che lo incontro a San Rossore. Benvenuto, benvenuto Enzo, benvenuto. Allora, grazie innanzitutto perché avere Varen qua oggi, oltre che essere un onore, è veramente un piacere. Vedere un campione come lui oggi qui in pista rappresenta per noi un qualcosa di particolare. Per me è un onore, perché lui va da 20 anni, mi sembra un bulletino. Ma poi mi faceva notare anche il fotografo che lo segue da tanti anni fedelmente, che ha veramente un atteggiamento da stella, da star, sì. Consapevole della sua presenza in un avvenimento. Lui lo sa tutto. Enzo, una domanda, visto che insomma di domande su Varenne ne sono state fatte tante, la sua carriera, tutti la conoscono, tutti sanno che cosa ha vinto. Per un proprietario, al di là dei premi vinti, che cosa ha cambiato nella vita di Enzo Giordano Varenne? No, niente. Niente? No. Ecco qua Varenne. Mettiamo adesso, se ci è consentito, un piccolo omaggio che l'ippodromo di San Rossore, il direttore Emiliano Piccioni, vogliono fare a Varen in ricordo di questa sua partecipazione alla giornata del 44esimo Criterium di Pisa. Lui alla coperta dei 20 anni e adesso
Eccoci qua con la coperta di Varenne, il capitano oggi a San Rossore. Eccoci qua con Varenne. Grazie per l'applauso per Varenne, che risponde all'applauso con uno scatto. Eccoci qua con Varenne. 20 anni d'amore sulla targhetta, c'è scritto 20 anni d'amore, 20 anni d'amore, di passione per il popolo ippico e per Enzo Giordano, la sua famiglia e tutti gli appassionati, anche Anna in primo piano. Eccoci. Nel frattempo i cavalli sono entrati in pista e la sfilata che si sta per concretizzare di fronte al pubblico, aperta, l'abbiamo vista dalla Superstar, quest'oggi Varenne. Il segnale, partiti, e lascia lì qualcosina proprio Christian con Explosive Potion, non tantissimo. Fase iniziale, la mossa da parte di Fabio Branca, azzecca Garbugli in maniera graduale, punta la testa, prova a sopravanzare il gruppo, sopravanza per corsie esterne Santa Serena, Street Core, a largo si presenta però City of Stars, la terza corsia per Azor Asai, all'interno Jalapeno, quindi Street Core, Gordon Gecko e lì tra i cavalli, in seconda pariglia, gruppo chiuso da Stai Senza Pensieri, Santa Serena all'esterno da Exclusive Potion, si completa la retta opposta all'interno del bosco, opposto rispetto alle tribune, traverso di una linea, perché dall'interno azzecca Garbugli, accompagnato a largo da City of Stars, la terza corsia per Azor Asai, Jalapeno il primo ad essere accompagnato per corsie interne, a largo Gordon Gecko che si presenta in anticipo su Street Core, quindi Santa Serena Exclusive Potion per corsie più esterne, addirittura 500 alla conclusione, Azor Asai aggredisce al traguardo lontano, azzecca Garbugli, i due sono in linea, Gordon Gecko sposta in anticipo sui rivali per corsie più esterne, a largo viene su anche Street Core, lotta ancora incerta, 300 alla conclusione con azzecca Garbugli che è in vantaggio sotto attacco esterno di Azor Asai, tra i due cerca di progredire anche City of Star, Gordon Gecko, Street Core 5 in un paio di lunghezza, rincorsa per Exclusive, insiste Azor, si difende azzecca, fin sul palo, azzecca Garbugli, sul palo avanti ad Azor Asai. Poi Jalapeno all'interno, su Street Core, Exclusive Potion, Stai Senza Pensieri, Gordon Gecko, City of Stars, Santa Serena. Fabio Branca, il suo pilota. Fabio, complimenti, quest'anno insomma le due listed sono tue. Grazie, tra l'altro questa mi mancava, quindi questa ti mancava e siamo contenti che tu l'abbia conquistata con un cavallo che ha reso anche peso ai rivali, ricordiamo. Sì, ha reso peso, però credo che sia superiore a questi, poi è un cavallo molto freddo e anche col passare delle corse si risparmia sempre di più, però è un cavallo di mezzi. Cavallo di mezzi che non è il tuo mestiere, quello di decidere sulla sua carriera, ma magari il premio Pisa potrebbe essere no? Un suggerimento. Perché no? Azzecca Garbugli, Fabio Branca, FB.
Ed è arrivato il momento per il grande campione di lasciare l'ippodromo di San Rossore. Eccolo qua, l'ultimo saluto a tutto il pubblico. Il campione, il capitano Varen, il cavallo che ha portato il nome dell'ippica italiana in tutto il mondo. Un cavallo, una storia, una leggenda. A 20 anni ancora riesce a far parlare di sé. Un applauso per Varen che va via, tutto il pubblico lo saluta. Varen è salito sul suo van e adesso torna a casa. Per andare agli ordini dello starter è il premio Unred Handicap Listed 2200 metri femmine, corsa che vale come ippica nazionale. Tutto pronto per il segnale, cavalli sono agli ordini dello starter. Partiti. Tratto iniziale del percorso, dal centro dello schieramento prova Auritaccia a far partenza, largo Blu Vida, la sopravanza, in corda si sistema Abeja, fa partenza per corsie esterne anche BD Body Bibu, che alla fine sopravanza le rivali al passaggio di fronte alle tribune. BD Body Bibu scende in corda, Durite che accompagna l'iniziale battistrada, Durite che sulla piegata di sinistra fa camminare la stessa BD Body che si adegua a seconda, in corda Blu Vida, per corsie esterne sono Super Marmalade, tra le due la prima della Topeka, in questo caso Friday Party. Le prime 5 sono queste, sesta Auritaccia, precedere Legal Trip con il cap a scacchi, l'altra Orange Sun, cap completamente blu, gruppo allungato in coda, si intravedono Cryptomeria e appunto la stessa Orange Sun, cavalli che stanno completando il tratto iniziale della retta di fronte, si sta per uscire, anzi per entrare all'interno del piccolo bosco. BDB, Body BB sta spostato dalla corda per andare su Durite, le due sono in linea, si aggiunge Super Marmalade in questa frazione veloce. Blu Vida rimane quarta, lasciando quinta Auri Touch per corsie esterne, prova ad avvicinarsi anche Touch Eclatante della gabbia larga nei confronti della compagnata Cryptomeria. Le prime 7-8 sono queste, lungo l'arco della piegata conclusiva hanno speso quelle davanti, Durite in vantaggio su Super Marmalade, Blu Vida tra le due, BDB Body B che è montata nei confronti adesso di Auritaccia che si presenta in appoggio in anticipo su Touch Eclatante per corsie più esterne, prova ad intervenire anche Fadiga No tra le cavalle. Addirittura di arrivo con l'attacco di Auritaccia, Dario Vargio che a metà addirittura a 4 sono passati di slancio in vantaggio, inseguiti a largo da Touch Eclatante, le due vanno ad ingaggiare duello per corsie esterne, anche Vittoria Puana che si unisce alla lotta, queste tre in aperta lotta, la portatore della Wii Bloodstock a fari spenti, Auritaccia in vantaggio e attaccata a largo da Touch Eclatante, Auritaccia contro Touch Eclatante, poi Vittoria Puana, Touch Eclatante scatta su Auritaccia. Probabilmente il fatto della reiterazione della deviazione del reato stavo per dire, ma hai capito cosa intendevo dire, quindi non c'è stato soltanto un allargamento nei confronti di Vittoria, stiamo rivedendo il frontale e poi passeremo alla premiazione, proprio c'è stato una serie di, diciamo, di piccole allargamenti che hanno costretto, vedete, il primo, poi c'è il secondo, non ha mai avuto lo spazio lineare per poter fare lo spunto e questo probabilmente è quello che ha indotto, conferma Andrea Zarboni che ha parlato con la terna Gentile Lotti Sabatini, che ha deciso quindi per la deviazione.
innanzitutto grazie per la vostra sponsorizzazione. È stato un piacere per noi, abbiamo potuto far conoscere un pochino a Pisa, ai pisani, a voi, a questo pubblico meraviglioso, il nostro recente acquisto, il nostro nuovo investimento, il nostro nuovo sogno, Frozen Power. Frozen Power è un cavallo che è stato targato Godolphin. Certo, un nuovo NC Dream, diciamo, un cavallo fantastico, e pensa che in Europa quest'anno è risultato quarto per il numero di vincitori di 2 anni. Quindi un successo eccezionale, speriamo. Quindi. Una grande speranza per il centro Equina Arcadia e anche per il panorama ittico italiano. Perché investire è fondamentale in questo momento proprio per rilanciare un po' tutto il settore e unirsi proprio in questa difficile battaglia, insomma. Giovanna, quali sono, mentre vediamo delle immagini fantastiche di Frozen Power libero nel suo paddock, quali sono i punti di forza di Frozen Power? Ma innanzitutto un cavallo giovane con carta aperta, a me piace definirla così, nel senso cavallo ha la prima annata a terra, solo la prima annata, quindi 2 anni, hanno già dato 20 vincitori, e già c'è stato un piazzato in lista e noi ci aspettiamo che nella prossima primavera venga fuori veramente qualcosa di importante a livello di neretto, quindi un cavallo che ci fa sperare di avere un sacco di strada davanti da fare. Inoltre ha una morfologia impeccabile, un cavallo che non ha nessun difetto, giovane, estremamente fertile, quindi è stata una scelta che abbiamo fatto prima di tutto per le nostre fattrici e poi per consentire anche agli allevatori italiani di avere un'apertura internazionale, un cavallo che ha un'apertura internazionale, un prospetto internazionale. Dress Drive, allargo anche Mister Muzzare, è un handicap molto aperto, anche Straduc prova il varco, Linchetto up to the limit, vanno su Fixit, ancora in vantaggio, Dress che trova il varco corretto, adesso Dress sta scattando a fil di palo, Dress Drive su Fixit e punta di diamante. Nella semioscurità Fixit all'interno dal primo al penultimo metro, Dress Drive varco millimetrico per Torre Sulas, vediamo per il terzo, allargo finisce in piena spinta, punta di diamante che copre Little Bit Faster. Oggi una giornata veramente super. Ce ne vorrebbero 5 all'anno a Pisa, così, tra il premio Pisa, il criterium e le altre corse. 5. Salutiamo anche chi ci ha seguito in diretta regionale. Bravo. Che non è una cosa consueta. Su 50 canale, grazie a Nicola Rossi e a tutto lo staff di 50 canale. Vabbè, diretta differita, diciamo. Diretta differita, sì, era una differita perché ovviamente non potevamo andare. Trasmettere le corse in diretta, specifichiamo. Diretta, però, insomma, chi ha deciso di non venire oggi all'ippodromo ci ha potuto seguire integralmente oggi, anche se ha sbagliato la prossima volta bisogna andare all'ippodromo. Ha sbagliato perché la carezza a Varenne oggi meritava. Quanto valeva, Nicola? Mamma, bellissimo, io vorrei ringraziare tutto il pubblico e tutte le persone che hanno reso omaggio a Varenne a questa giornata di corse, davvero molto molto bella, tanta gente nonostante il tempo, la prossima volta sempre di più perché l'ippica è lo sport più bello del mondo, grazie Andrea. Grazie Sando e grazie Enrico. 13 dicembre, quindi sì, abbiamo fatto il massimo con Santa Lucia. Voglio, la tradizione dice che la giornata più corta dell'anno, quindi abbiamo fatto un miracolo, anche se di fatto non è. Però. Io voglio chiudere la trasmissione con lo slogan di quest'anno a San Rossore: lo stupore di una giornata passata all'ippodromo. E devo dire che oggi c'erano tanti motivi per venire all'ippodromo e per uscirne con il sorriso sulle labbra.